Buongiorno, le 7 curiosità del mondo del cartone da con Matteo Giovannone e il suo Avatar. Sul cartone, partiamo dalla numero 1. 1 fa per il numero 1. Numero 1 sulla mano. Numero 1. La numero 1 è che il cartone in sé è già un materiale composito. Cioè, noi pensiamo che il cartone sia soltanto carta, ma in realtà, nato anche dalle domande che le cose che ci hanno chiesto su Instagram, il cartone in realtà è già. Ha già all'interno la colla, nel senso che è carta, quindi questo che vedete sono tutti, faccio un super zoom, ce la fai? Sì, eccolo. Ok, queste che vedete sono tutti quanti pezzi di carta che vengono presso formati insieme alla colla, quindi calore, colla, carta, creano queste forme che sono molto resistenti, quindi alla pressione, soprattutto nel tratto verticale, quindi questa interna viene chiamata canna, ok? La particolarità è che si chiama canna e soprattutto quindi in questo verso, nel verso della canna, perpendicolarmente alla canna, è molto molto resistente. Quindi cosa andiamo a creare in realtà noi? Noi andiamo a creare un materiale che è un materiale composito che mischiato con un'altra colla insieme a altro materiale composito crea un materiale. Lo chiamiamo un super composito. Super composito. Non so se si dice così. Comunque, parlando con ingegneri che fanno ricerca, quindi sui materiali composici, però soprattutto su composizioni di alluminio, ferro, sono quelli materiali composici su cui si fanno più studi, ci sono dei studi sul materiale composito cartone. Poi conta quante volte ho detto composito. Sul materiale composito cartone apparirà il conto al lato dello schermo. Conta lo schermo, trin trin trin, ok. Ma non ci sono studi sul materiale composito, quindi su il materiale che creiamo noi adesso. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo sguazzando in acque che nessuno ha mai sguazzato. No, non si dice così, in cui nessuno ha mai notato. Quindi il nostro caro amico cartone, che oltretutto cambia continuamente in tutte le sue sfaccettature, perché in realtà noi utilizziamo un'onda BC, ma c'è l'onda, una microonda, un microtriplo, ci sono tantissime tipologie di cartone. Questa nel particolare che utilizziamo noi è stata sì studiata, ma non del tutto. Quindi ci sono due cose, una cosa buona e una cosa brutta del nuotare in acque in cui nessuno ha mai nuotato. In realtà la cosa bella è che il cartone in questo momento dà una libertà di espressione, dà una libertà alla fantasia che difficilmente un materiale può dare, perché effettivamente può assumere quasi tutte le forme e si scopre la sua resistenza ogni volta che si fa un materiale nuovo, un nuovo progetto. Troviamo che anche i designer e gli architetti sono effettivamente esaltati dall'utilizzo di questo materiale composito. Ma in realtà poi ci sono anche invece dei lati negativi. Il lato negativo è il fatto che nessuno, avendo nuotato, nessuno mai in queste acque, non ci sono dei paletti a cui uno può guardare. Cioè, nel senso, se noi creiamo una sedia in alluminio, possiamo andare a vedere tutte le sedie in alluminio che sono state create e in realtà ci possiamo dare dei step, tipo fino fatta così, fino a questo spessore regge, fino a questo spessore no. Invece questo vuol dire che noi bravi artigiani, bravi tutto quello che ci vale, visto quanto sono autoreferenziale, noi artigiani prendiamo il pezzo, facciamo sicuramente tanti prototipi, quindi voi non dovete pensare che noi abbiamo fatto i cerchietti, abbiamo fatto il portavaso, abbiamo fatto i pezzetti, abbiamo fatto la sedia così. Dietro ci sono mesi e mesi di lavorazione, di prototipazione, quindi tanto tempo e denaro spesi per capire se quella cosa può veramente funzionare, e con tutti i vari test. Ecco, l'altra particolarità è che i materiali che si conoscono, su cui è stato studiato tutto, in realtà hanno molti test attendibili
da poter fare per capire la loro esistenza, per capire la loro struttura. Nel nostro caso andiamo a tastoni, andiamo più che altro, facciamo anche noi ricerca scientifica su questo tipo di materiale, ma da zero, senza partire da una base. Quindi, oltre il saltino che è stato molto, molto scenico, è per dire una cosa seria, una curiosità sul cartone che è un materiale composito e quindi noi in realtà creando degli arredi in cartone o quindi degli agglomerati di cartone e colla creiamo un materiale super composito, questa l'abbiamo inventata noi, il materiale super composito, da più materiali compositi uniti insieme, ok? E quindi non pensate che il cartone, questo era soltanto per spiegarvi, non pensate che il cartone è il cartone quello che vi arriva sul pacco di Amazon o che sia carta, quindi come la vostra carta di casa che se ci va un po' d'acqua va a finire cellulosa. No, il nostro materiale è un materiale quindi che ha una struttura interna ben specifica e che crea un altro tipo di materiale ancora una volta che è tutto quanto unito insieme. Anzi, si potrebbe dire che non è neanche più cartone una volta fatto così. Cioè, nel senso, questo qui non si può definire un pezzo di cartone. Questo qui è un arredo sostenibile fatto con materiale base cartone, ma non si può dire che unito tutto insieme sia cartone.